intervenire con grandissima urgenza al consolidamento e alla messa in sicurezza del tetto e delle coperture per evitarne il crollo e definire poi un serio progetto di recupero per valorizzarne la cifra storica e culturale. Sono queste le intenzioni alla base di Tocca il Mur, gruppo costituitosi di recente per raccogliere le voci e le proposte dei cittadini e contribuire al piano di rilancio del San Benedetto. Tra le figure che hanno dato vita a questa realtà compaiono il professor Roberto Vecchiarelli, lo storico Riccardo Paolo Guccioni, diversi architetti pesaresi e anche Ilva Sartini, che ha scritto un romanzo ambientato proprio nell'ex ospedale psichiatrico. Siamo attualmente una ventina di persone, alcuni sono di varie associazioni ambientaliste, culturali, anche due partiti politici, e alcuni come me non sono attualmente di nessuna particolare organizzazione. È partito da vari soggetti contemporaneamente. C'era già un gruppo Facebook da 3 anni fa, da quando il comune aveva messo un parcheggio dentro il giardino del manicomio, che si chiama Roba da Matti, questo gruppo Facebook, e alcuni erano già da allora, insomma, eravamo sensibilizzati a questo problema. Tutto a un tratto c'è stata questa notizia che noi, da una parte, ci fa piacere che finalmente qualcosa si muova. Per noi innanzitutto bisognerebbe consultare anche i cittadini, perché è un complesso enorme, dove c'è dentro un parco, c'è dentro un edificio storico, un parco che poi ha anche una storia nel Cinquecento. Il nostro sogno era di fare un grande centro culturale, come è nata anche una petizione che sta andando molto bene da Pierpaolo Lofreda. L'essenziale è che ci sia un progetto, diciamo, coordinato, ragionato, e la parte, per esempio, del piano terra perlomeno rimanga accessibile, non solo i giardini, ma anche che si possa attraversare, come era anticamente, da via Belvedere verso via Bambola Bella, c'era cioè una strada addirittura, e che possa, anche nell'altro senso, che ci possa essere la comunicazione con il giardino del San Giovanni e con gli Orti Giuli, che sia uno spazio per la città, per i cittadini, insomma. Poi gli usi possono essere i più vari, insomma, perché è un complesso enorme, quindi ci possono essere usi anche sociosanitari, anche di istruzione, di corsi dell'università, si possono fare tante cose, insomma, mentre vendere una parte ai privati, cioè nel progetto, questo fatto che si dà una striscia di case a schiera lungo via Bambola Bella ai privati, ovviamente questo ci piace un po' meno. Siamo venuti a conoscenza che era uscito un altro bando il 6 marzo che parla di rigenerazione urbana per ridurre fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, dove i comuni capoluogo possono avere fino a 20 milioni di euro. Questo permetterebbe di mantenere la proprietà pubblica e la fruizione da parte dei cittadini del complesso, e di destinare questo complesso a delle attività di carattere culturale, educativo e formativo. Sono pochi i giorni passati dall'avvio dell'iniziativa, ma risultano importanti i numeri di iscritti raccolti dal gruppo Facebook Tocca il Mur a Pesaro per il San Benedetto e dalla petizione annessa. Il gruppo sono superato 250 membri e la petizione 1200 più o meno. La petizione basta cercare su avaz.org, cercare salviamo l'ex San Benedetto, l'ex ospedale psichiatrico, si trova.